Ciao ragazzi, Fabrizio della Speedy News, il canale che vi informa sulle prestazioni a sostegno del reddito, sul sociale, sul mondo del lavoro, le pensioni e tanto altro, quindi iscrivetevi subito al canale. Ma andiamo subito ragazzi all'argomento di questo video. Ovvero è uscito il decreto che ci spiega quale spese si possono fare con la carta di inclusione, ok? E è uscito proprio oggi e lo vedrete pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Io vi lascio il link in descrizione così vi andate a leggere tutto quello, insomma, che vi interessa di questo decreto per la spesa, ok? Allora, andiamo a condividere lo schermo e vi faccio vedere direttamente di cosa stiamo parlando per quanto riguarda il decreto che è uscito, così ci leggiamo quello che dice. Eccoci qua un attimo, ragazzi. Eccolo qui, come vedete è uscito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Visto, vabbè, tutta questa roba, ragazzi. Ve la faccio saltare e vedete che l'articolo 2 inizia con utilizzo della carta ADI e l'articolo 1 dice: al fine di favorire la più ampia partecipazione sociale dei beneficiari dell'ADI, fermo restando il possesso dei requisiti, e va bene. Oltre alle esigenze previste per la quarta acquisti, tutte le altre esigenze dei beneficiari medesimi, cioè possono essere soddisfatte, oltre alle esigenze previste per la carta acquisti, anche tutte le altre esigenze dei beneficiari, ad eccezione di quelle legate all'acquisto di beni e servizi. Quindi questi che vengono dopo sono le cose che voi non potete fare, tutto il resto per esclusione le potete fare. Ok? Quindi cosa non potete acquistare? Giochi che prevedono vincite di denaro o altre utilità, acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, giochi pirotecnici, prodotti alcolici, acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali. Ragazzi, vi ha da ridere, come al solito quando leggo sta cosa, cioè uno che secondo questi decerebrati praticamente chi usufruisce dell'ADI acquista o noleggia navi, imbarcazioni da diporto con l'importo da fame, va bene. Armi, e vabbè. Materiale pornografico e beni e servizi per adulti. Servizi finanziari e creditizi. Servizi di trasferimento di denaro. Servizi assicurativi. Articoli di gioielleria. Articoli di pellicceria. Acquisto presso galleria d'arte e affini. Mi raccomando, ragazzi, non compratevi un Picasso. Acquisti in club privati, ok? Altra cosa interessante è il limite di prelievo che è di 100 euro, prelievo cash, moltiplicato per la scala di equivalenza. Comunque ragazzi, io vi lascio il link in descrizione, vi leggete direttamente il decreto su quello che potete non fare con la carta ADI, perché il legislatore ha deciso di mettere solo quello che non fare, quindi tutto il resto evidentemente lo potete fare e trovate il link in descrizione di questo video. Mi raccomando ragazzi, ogni volta che c'è una notizia del genere, visto che tempestività, ve la do subito e vi cerco anche di darvi le fonti, così non ci sono, diciamo, contestazioni a riguardo, stai dicendo cavolate, non stai dicendo cavolate, qui c'è la fonte, ve la lascio in descrizione, vi andate a leggere con i vostri occhi quello che dice il decreto, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale con campanellina, è importantissimo. Se volete ragazzi sosteneteci con un abbonamento, un caffè al mese, cliccate su abbonamento. Ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!